Dall'8 al 15 aprile Cagli la protagonista di 50x50 capitali al quadrato, il progetto Punta di Diamante di Pesaro 2024. Ricchissimo il programma che si intitola Dall'Eternité les choses de l'homme, centrato sull'arte e sui giovani, grazie anche alla collaborazione con le scuole del territorio e con vari artisti di pregio. Evento clou che vuole trasmettere l'importanza di fare cultura attraverso l'accoglienza, il gemellaggio con Long Quan, ideato grazie alla signora Lili Wu, nata in Cina, residente a Cagli. 7 giorni fitti di occasioni tra mostre, trekking, nuove tappe di castelli nascosti, presentazioni editoriali e molto altro, da mettere in evidenza al Chiostro di San Francesco l'inaugurazione della mostra fotografica Heart in Schools, The Face of Innocence, progetto che nasce da una collaborazione tra il Comune di Cagli e l'Istituto Comprensivo Tocci, precisamente con le seconde della scuola secondaria di primo grado e con la Bacharach Arts Foundation, con sede ad Atlanta, grazie all'artista e autore internazionale Saro Di Bartolo. L'intento è la sensibilizzazione su arte, cultura, senso civico e valorizzazione. All'interno di questo contenitore Peso Cultura 50x50, Cagli inserisce un gemellaggio con la città cinese di Longshan, grande città insomma abitata e vastissima, ma che con i nostri territori ha tanto in comune e tanto da poter costruire per il futuro. Parliamo di ceramiche, parliamo di un prodotto come il fungo, che insomma in Cina hanno un fungo appunto particolare, più conosciuto in Cina, che esporta tantissimo anche all'estero. Altrettanto noi qui abbiamo tanto da offrire in questa direzione, quindi ecco, siamo fiduciosi che questo gemellaggio non rimarrà carta scritta ma produrrà grande beneficio per il territorio. Un programma molto intenso, composto di 25 eventi. Abbiamo cercato di distribuirli nell'arco della giornata. Sabato sera ci sarà un importante concerto a San Francesco e quindi questo, ecco, è sicuramente un momento prezioso, perché è l'Orchestra Raffaello che quindi ci presenterà il concerto, diciamo il concerto della Settimana della Cultura. E siccome il nostro programma è incentrato soprattutto sull'arte contemporanea contenuta dentro la storicità di Cagli, una delle conferenze sicuramente più interessanti, sono tutte interessantissime, ma sicuramente una da seguire, che potrebbe essere anche un motivo di dibattito, è la conferenza di domenica pomeriggio alle ore 16, dove il professor Pulini viene intervistato dalla professoressa Facchini e presentano arte contemporanea, amore o disamore. E poi abbiamo l'inaugurazione di due mostre di arte importantissime, una che dà il titolo alla settimana, Dans l'éternité les choses de l'homme, venerdì 12 alle 16.30, e l'altra di Giovanni Termini, peraltro in collaborazione con Pesaro Musei, che verrà inaugurata sabato alle ore 18. In primo piano su tutto l'evento i giovani. I giovani sono i protagonisti di tutta la settimana, loro hanno aperto l'inaugurazione, loro sono i ciceroni dei nostri monumenti, e la particolarità è che questa settimana stanno facendo lezione all'interno dei monumenti di Cagli.